Salve a tutti, bella gente! Noi ci stavamo chiedendo cosa ci potesse essere qui dentro. Ci è arrivato un pacco dal nostro amico Elvio. Elvio, o almeno Elvio è il... Come Preslio. L'imbiante. Sì. Abbiamo uno strumento poco utile all'unboxing di pacchi. Sì, e si non chiama il cecaocchi. E non sappiamo dove metteremo, come al solito, questo video. Se sul primo o sul secondo, no? O su Facebook, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. È tutto. Dipende dal contenuto. Se il contenuto fa rosicare molto, lo mettiamo sul secondo. Se fa rosicare ancora di più sul primo. Se invece è un contenuto talmente divertente e simpatico, lo mettiamo su Facebook. Sì, allora procediamo con l'imbaccamento. Vuoi procedere da questo lato per cortesia? Non mi fa fare sempre tutto a me, che cazzo. Proprio per la gente che ci vede là. No, più che altro perché siccome tu hai preso un... come si chiama? No, non è che... non ho trovato il taglierino. Tu hai preso un cacciavite per aprire un pacco. Pensavo che avessi qualche idea su come farlo, perché... Vedi che l'unione fa la forza. L'unione fa l'Europa, direbbe qualcuno. Ok. No, non è aperto. Aspetta. Non sei in grado di aprire un pacco, eh? Un cacciavite no, non mi è mai capitato. Ma cioè, c'è un po' di livello di difficoltà, che cavolo. Certo, questo però è un gioco from. Allora, come al solito, se ci volete spedire qualcosa, scusa, ti faccio vedere un attimo, sì. Ti insegno una cosa. Se tu fai il perno qui dentro, adesso c'era una cosa, si è rotta perché è entrato proprio tu all'interno. Abbiamo fatto perno, ragazzi. Quando fai perno, poi c'è il quaterno. Sì, vabbè, ok, ci siamo, credo che ci siamo. Cimpuino. Ma te, non devi usare la forza bruta, devi usare l'energia concentrica dell'universo. Come non ti ha insegnato niente Goku. Vedi? Hai visto? E tu sei tutta colpa di Goku, la televisione. Una volta ho conosciuto una ragazza fortissima con i capelli castani, utilizzava la forza bruna lei. Oh, siamo arrivati. Che cazzo ci sta qua? E come si apre sopra? Si smonta sta scatola. Devi essere molto cauto. Allora, c'è tanta carta qui dentro, mo. Secondo me è quello che ti ho detto io. È pesante. È quello che ti ho detto io. Ah sì? Beh, sono curioso. Se è quello che mi cogli proprio. È quello che ti ho detto io, ne sono sicuro. Perché qualche tempo fa un ragazzo mi ha posto una domanda molto strana. Non può essere perché è... Allora, vediamo se c'è qualcosa oltre a carta. No, c'è carta da imballare. Ci sono le pagine gialle. Facciamo vedere che ci sono le pagine gialle. Bravo, hai distrutto un albero per fare questo incartamento. Madre natura ti ringrazia, ma ti ringraziamo di più noi perché stiamo per vedere il contenuto di questo meraviglioso porco cazzo. Perché non... Ok, da questa parte l'ho aperto. Ah vai, fai quello di qua perché io sono il re dei cacciaviti, vedi? Basta che trovi il perno e far. Che cazzo è? Allora, abbiamo diversi articoli. Leggiamo prima il foglio. O meglio, mi piacciono. Complimenti anche per il troll Palacio Channel. Non è un troll, è qualcosa che ha a che fare con qualcosa. Lui si chiama Elvio HP Comarzio. Va bene, poi leggiamo il resto perché non voglio... Non vorrei ci fossero informazioni personali. Esatto. Oh, Madonna. Fermi perché qua perché c'è... ci hanno regalato. Allora c'è un'auto telecomandata. Se è già carica io già ci gioco. È scarica. Però aspetta. No, non va. Ma non è che... perché ci sono due telecomandi. Ci sono due telecomandi. È un joypad due. No, questo è proprio un gamepad. Aspetta, non sto capendo. No, aspetta. Non sto capendo. Houston, abbiamo un problema. È quello? Sì. Ma sgrizza! Sgrizza tantissimo! Non va più. Forse scarica. Che è un gamepad, ecco? È bello il gamepad però. E l'idea è figa. Switch. Radio. Che cazzo è radio? Non lo so, ma camminava. Non è colpa mia, è andato dritto. Forse è scarico perché non prende da troppo lontano. Però sgrizza a manetta, ragazzi, possiamo assicurare. E poi andiamo a provarla fuori perché... Proviamola fuori. Non ho mai visto una cosa sgrizza così. Ma senti il rumore che fa. Come stai in penna, pure? Ti ho detto che... È figo. Ma qui c'è altro. Ma è bellissima. Ok. Cos'è? È un microfono. Ah,
Ah, ho capito di che cos'è questo. Temo anche una. Tu, cioè, tu ci fai aspetta, contenti fio, fio. Ah, aspetta. Vedi che mancano. Ecco perché non riuscivamo a. Ah, manca l'antenna. E invece questo? Ma questo è fatto a mano. No, no, questo è polistirolo. Allora, adesso funziona. Scusa, mo intanto che tu provi. Mi stavo diventando cieco. Ok, cazzo, che figa. Ragazzi, è già carico, lui lo sapeva, lui sapeva. Ma questo lo mettiamo, ragazzi, diretto su Facebook. Io con questo ci faccio dei danni che non finiscono più. Ma veramente ci faccio i danni. È uscita una forcella invece. Stai attento agli occhi. Ah! Ok, funziona. Hai presente che si è rotto? No, non si è rotto, è ancora intero. Madonna, che figata. Ma questo veramente fai le zozzerie, fai. Io sto aggiustando in diretta, aspetta. Ah! Ma perché devi ciecare la gente? Comunque ti giuro, io stavo diventando. Che poi ci sono un sacco di cose lì, Ok, si sta stabilizzando. Lo facciamo andare in quota. Avete presente che noi non facciamo più niente oggi? Io voglio uscire a giocare con questo, punto. Vaffanculo il lavoro. Sì, ma non. È bellissimo, è veramente bellissimo. Grazie Elvio. Ha capito che ci piacciono le cose radiocomandate? Sì. Che cazzo stai facendo? La convergenza alle ruote? Sto facendo una convergenza, dammi un attimo che. Poi ci manda a Real Tournament 2003. Per PC, sai, ci possiamo fare le LAN qua, ci divertiamo. Un pezzo di storia. Un pezzo di storia, poi ci facciamo le LAN, ci divertiamo. Never Winter Nights. Ah, Never Winter. Ce l'abbiamo però. Ce l'abbiamo? Non lo so. Questo che cos'è? Questo è per ricaricare il telecomando, credo. O la macchina. Oh, ce l'ho fatto, grazie a Dio. Aspetta. Scusate, no, sono un po' prima preso. Via! No, sgrizza la macchina. Sgrizza un sacco. Ma. Non so però come si ricarichi l'elicottero. Quello pure ora. Guarda come fa scritto. Va bene, qui c'è un cavetto. Poi abbiamo. Ah, l'ho rimasto bloccato. No, guarda qui. Tocca. Tocca. Vabbè, ma questi sono Codemaster. Codemaster, gli stessi di Severance, Blade of Darkness, se non sbaglio. Si è bloccato su un filo e non va avanti. Strategy Collection, questo non lo so. Cioè, proprio ha eviscerato la sua collezione di videogiochi, ragazzi. Stalker, vabbè. Stalker. Africa Corps. Non lo conosco. Questo Panzer l'ho conosciuto. Panzer, sì. Sì, ci abbiamo. Frontlines. Fuel. Oh, qua c'è un'altra cosa. Che è. E questo serve per. Vedi, ecco, devi montarle. Ma dove. Cacchio, va, non si sa. Non lo so. Saprei dire. Non lo so, forse va qua. Ma non lo so. Vabbè, poi ci vediamo. Poi vediamo. Dead Zone Dozend. Dead Zone. No, no, è una luce. Come cazzo si ricarica? Si chiama Takedown. Da qualche rimando forse. Terrorist, però non sembra male. Non sembra bello. Sembra abbastanza recente. Sembra abbastanza recente, ti dico io. Questo è del. Scusa, io. Non lo so di quando è. Comunque questo elicotterino mi piace da morire. Ma sgumma che è una meraviglia. Devo fare trial, aspetta. Non si sale, non si. Aspetta, perché sei un po' pippa. Ecco, così non riuscirai mai. Non va. Aspetta, te lo faccio fare io il trial. Fermati, togli. No, non funziona. Mettila prima, togli. Ok. Mo puoi fare trial. Vai. Vai, riprova. Vai. Scusa, mo posso capire i giochi, ma a me mi serve più. No. Allora, ragazzi, stiamo per agire, attenzione. Tu cazzo sei pippa. Via! Te la prima! Me! Cagne marce, mo! Secondo me devi ricaricarla, perché. Vai! No, non ce la fa, non ce la fa.
Però possiamo fare una cosa. Vai retromarcia. No, a retromarcia, su via. Vabbè, ragazzi, noi staremo qua fino a dopodomani. Grazie dell'attenzione, ciao a tutti. Ciao. Yeah.